Eccoci ancora in diretta. Dunque, stamattina vogliamo parlare di un tema a noi tanto caro, che è quello dell'ambiente, della sostenibilità ambientale. Lo vogliamo declinare in una salsa tutta particolare, che è quella Scout. E in maniera specifica ci vogliamo riferire alla giornata mondiale del pensiero che si è celebrata ieri. Allora, io ho in collegamento Francesco Scoppola, presidente del Comitato Nazionale AGESCI, che vedo collegato. Buongiorno Francesco. Adesso ci sono. Buongiorno, E dovremmo avere anche Roberta mi sentite Vincini, adesso? presidente del comitato, co-presidente del Comitato Nazionale, AGESCI, che non so se è collegata al telefono o Skype, perché so che abbiamo qualche piccolo problema di connessione. Comunque noi partiamo, ecco, con il nostro spazio e poi vediamo di recuperare un po', Roberta, appena i mezzi tecnici ce lo consentiranno. Allora, Francesco, innanzitutto grazie per essere con noi. E Grazie a partiamo voi. allora da questa giornata mondiale del pensiero che si celebra ogni 22 febbraio e che in qualche maniera vuole invitare le guide, gli scout di tutto il mondo a costruire un futuro di pace partendo proprio da quello che è il vostro campo, che è quello della natura. Quello che vorrei chiederti è da dove inizia questo impegno e perché deve coinvolgere tutti e non solo gli scout, evidentemente. Grazie, innanzitutto grazie dell'invito. È importante partire dal concetto che l'educazione scout, che è appunto un metodo educativo definito, non deve coinvolgere solo gli scout. Questo per noi è fondamentale. I grandi temi educativi che poi nello scoutismo, e nello specifico mi riferisco alla domanda che faceva poco fa lei sull'attenzione alla natura, la custodia del creato, la cura degli ambienti circostanti, sono valori, principi ed azioni che hanno sì nella dimensione dello scautismo una realtà concreta, perché è un metodo educativo, ma soprattutto nella relazione con quello che è l'esterno. Banalmente, se noi pensiamo che l'impegno degli scout possa essere solo nel momento in cui uno vive l'esperienza scout, non avremmo ben chiaro qual è il senso del bene comune verso il quale tendiamo. E l'esempio di una cittadinanza attiva che si realizza in connessione esattamente con tutti quelli che sono le persone con le quali andiamo ad interagire. Quindi un impegno concreto nella custodia del creato a patto che sia vissuto non solamente nella propria dimensione educativa scout, ma che sia realizzata insieme agli altri. Un impegno concreto, un impegno attuale che ovviamente tutti siamo chiamati a portare avanti. Per la regia, non so se Roberta Vincini è collegata con noi, datemi un Non riesco a cenno. parlare, secondo me. Io Ecco, mi io sento, ma sento la non voce sento. di Roberta e la vedo anche. Buongiorno Roberta, siamo in diretta e abbiamo Sentite? cominciato la nostra intervista con Francesco. Ecco, è bello anche il bello della diretta, come si suol dire. Abbiamo parlato, ecco, di questo futuro di pace che deve coinvolgere ovviamente tutti quanti noi e non solo gli scout. E dunque io vorrei chiederti, sperando che la tecnologia ci assista e nel caso Francesco può Sì. E intervenire perché comunque ci sente, qua ecco, dalla bassa modenese non dobbiamo sento la. rimboccarci le maniche, meravigliarci davanti al creato. Sono dei passaggi che sto citando dal messaggio che le guide scout e il mondo AGESCI nello specifico ha voluto emanare per la giornata di ieri e che sono caratteristiche che devono giungere di riflesso a tutta la società. Che cosa possiamo imparare da voi scout, dagli scout, da questo amore per la natura, per questo mondo che ha bisogno di ritornare, ecco, alla bellezza di ciò che ci circonda? Allora, intanto speriamo che, di essere degli esempi e questa è la cosa che conta. Penso che l'amore nei confronti della natura si sviluppi perché la natura si conosce, quindi in primis l'esperienza dentro la natura che noi proponiamo ai bambini, alle bambine, ai ragazzi, alle ragazze e che credo che altri percorsi educativi, così come insomma anche le amministrazioni, insomma, siano chiamate a fare nei loro territori. Penso che la cosa che si possa imparare è una parola chiave che noi cerchiamo di, così, di condividere le nostre esperienze, che è la parola cura, il prendersi cura. Io ero un'insegnante di inglese, mi piace studiare cosa c'è dietro alla lingua e pare una delle interpretazioni, diciamo, dell'etimologia della parola cura è
deriva da, insomma, dal latino curam, ma è nell'espressione quia cor curat, cioè perché è una cosa che stimola e che scalda il cuore. Ecco, quello che ci piace così, passo passo condividere con i ragazzi che ci sono affidati è che la natura ci scalda il cuore e quindi prendersi cura di essa ci rende delle persone migliori, ci fa non solo preoccuparci delle cose ma anche occuparci delle cose affinché diciamo questa casa in cui, che ci è stata data come luogo in cui vivere questo nostro passaggio su questa terra sia un luogo bello per noi ma anche per chi viene dopo di noi. Ecco, ci piacerebbe forse quello che possiamo condividere con chi sta vicino a noi è fare esperienze nella natura, conoscerla, quindi poi sapersi prenderne cura. E sono aspetti importanti come quelli che stiamo anche per sottolineare con Francesco, il rispetto della vita, l'armonia, la convivenza della diversità. Sono tre modi, io anche ho frequentato da bambino gli scout, modi di essere che ti rimangono dentro, ecco, lo scoutismo non è un, come dire, un elemento passeggero della vita di chi l'ha frequentato, ma rimane quasi un'impronta, ecco, un marchio indelebile. E quello che vorrei chiedere a Francesco è dunque come insegnare ai ragazzi, ai giovani d'oggi, a coloro i quali si approcciano per la prima volta a questi temi, a quelli che potremmo definire appunto dei veri e propri modi di essere. Allora, è vero, mi vengono in mente mentre lei parlava, no, il famoso slogan si impara da piccoli a diventare grandi. Mm-hmm. No? Nel si impara da piccoli a diventare grandi è un po' racchiusa una filosofia di un metodo educativo che ovviamente sarebbe un po' autoreferenziale pensare che il nostro sia l'unico metodo educativo ovviamente con una sua validità, però dentro questo slogan vi è esattamente il punto a cui faceva riferimento lei, il capire come sin da piccoli l'educazione ha una serie di comportamenti più che di modi di essere che poi ovviamente nel corso del tempo diventano permeanti della personalità del singolo individuo, possono essere costruiti. Il vivere la natura non semplicemente come luogo da osservare, ma come luogo, mi perdono il gioco di parole, da vivere esso stesso, un luogo in cui i ragazzi si immergono, ma che non guardano dall'esterno, è un qualcosa che già fa vivere nell'esperienza concreta del rapporto con la natura, un qualcosa che ti va poi a costruire una identità rispetto al rapporto proprio con la natura, il rispetto dei luoghi in cui siamo. Parlava poco fa la Presidente Vincini, parlava appunto dell'idea della casa. Ecco, se noi approcciamo alla natura esattamente come approcciamo a quella che può essere la nostra casa, la nostra abitazione, perché lo è, allora il messaggio che noi educativamente passiamo ai ragazzi è da un lato di prendersi cura, come veniva detto poco fa, ma dall'altro lato di abitare questi luoghi. E appunto quindi il metodo educativo passa nell'abitare questi luoghi con la consapevolezza di sapere che il rispetto passa esattamente dal viverli e dal custodirli. E se mi permettete, bisogna creare anche una sorta di leadership, di consapevolezza nell'ambiente che nasce proprio dall'essere scout e che poi comunque è un impegno che bisogna mettere in campo in tutti i giorni della propria vita. Presidente Vincini, dunque, quale impegno bisogna sostenere per questa sostenibilità ambientale perché diventi uno stile di vita vero e proprio? Ecco, purtroppo credo abbiamo ecco, i problemi di connessione che dicevamo prima, però vedo che la Presidente Vincini, non so se ha sentito la mia domanda. Adesso mi sentite? Sì, ora ti sentiamo, non so se ha sentito la mia domanda. Ecco. Sì, ho sentito la domanda, perfetto. Sì, sentivo ma non riuscivo a parlare. Allora, di leadership oggi parlano in tanti modi, insomma, a noi piace pensare alla leadership come... Cioè, il leader per noi è quello che per primo dà l'esempio, no? E quindi innanzitutto essere leader consapevoli è dare un esempio col desiderio di portare avanti una serie di valori, una serie di scelte, insomma, che siano, come si diceva, per il bene comune e non per se stessi. Quali sono i livelli in cui, insomma, forse questa leadership potrebbe essere,
potrà cambiare qualcosa. Innanzitutto rendersi conto che tutto è connesso, per cui le scelte che facciamo oggi, le scelte che faremo domani, sono scelte che coinvolgono non solo noi, non solo quelli che ci stanno vicino, ma anche quelli che ci stanno lontano. E quindi innanzitutto essere leader nell'ottica dell'ecologia integrale. Capire che quello che possiamo fare è innanzitutto cambiare noi stessi, cambiare l'ambiente vicino a noi e attraverso il movimento di ciascuno poi arrivare a cambiare il mondo. Ci piace pensare che il nostro modo di cambiare il mondo è quello di farlo attraverso l'educazione dei giovani. Quindi pensando alle nostre strategie nazionali di intervento proprio vanno in questa direzione, cambiamo il mondo con l'educazione. In questo crediamo che questo impegno possa portare ad essere insomma il mondo un posto migliore se lo condividiamo in rete con altri, innanzitutto con le famiglie dei ragazzi e delle ragazze che ci sono affidati, perché le scelte del quotidiano portano a, le scelte di cosa si mangia, dove si compra, dove si spendono i propri soldi, dove si fanno le vacanze, come ci si muove, insomma, portano ad un impatto sul nostro mondo significativo. Poi condividere questa cura, questo desiderio, insomma, di fare del nostro meglio per questa nostra casa comune con chi altri si occupa di educazione, in primis la scuola, ma anche gli altri, insomma lo sport e altri spazi educativi, e poi soprattutto con i nostri territori, le nostre parrocchie in cui siamo inseriti, le nostre amministrazioni con cui collaboriamo. In questo modo possiamo essere un seme che piano piano insomma può essere così, può crescere e far sbocciare cose nuove. Crediamo molto che i nostri gruppi debbano essere delle comunità aperte e che siano continuamente in relazione con i territori dove sono inseriti. Questo potrà portare a qualcosa di nuovo. Quindi una leadership che in realtà sia un coinvolgimento, un contribuire laddove siamo chiamati. E l'ultima domanda che voglio fare al presidente Scoppola, a cui chiedo di essere quasi telegrafico, riguarda il fatto che lo scout deve essere un operatore di pace. Ecco, siamo a un anno da questo conflitto scoppiato nel cuore dell'Europa. Ecco, con quale atteggiamento lo scout ricerca e promuove la pace? Lo scout ricerca e promuove la pace sicuramente partendo dalle parole di Papa Francesco, che ci ricorda sempre di non abituarci alla guerra, e allo stesso modo un po' lo spirito che a noi piace è lo spirito proprio di Aldo Capitini, quando parlava appunto delle parole della non violenza, come la non violenza è un cominciare, è un attivarsi, è un andare incontro all'altro per costruire insieme percorsi di pace. Per noi scout la costruzione della pace è la costruzione di un mondo migliore, e parte dalle piccole comunità. È importante ricordare un anno dallo scoppio del conflitto tra la Russia e l'Ucraina, è fondamentale, ma è ancora più fondamentale portare nelle nostre comunità, nei nostri gruppi, nei nostri territori, un pensiero di pace che sia fatto di fraternità, di incontro con l'altro, di accoglienza e di solidarietà. Mettendo al centro questi valori e queste azioni, allora la pace sarà costruita concretamente nei territori e probabilmente verrà portata anche in altri luoghi. Allora, io ringrazio di cuore la Presidente Roberta Vincini e il Presidente Francesco Scoppola del Comitato Nazionale AGESCI per essere stati con noi in questa mattinata, e vi auguro davvero di cuore buon lavoro. Grazie per essere stati con noi. Grazie e buon lavoro a voi, buona giornata. Grazie. Grazie.